sacce che mi viene. Mangiano il sangue anche, ma mo sapessi spiega tu che studia psicologia. Sicuramente da piccinini ti hanno fatto sentire sempre uno, uno diverso. Perché il ruscio è per chiuso. E ti sei sentito sempre, papino, una persona diversa. Bello. Ambedverso, cosa hai capito, papino? Diceva diversa, ma di che non ire come l'altro. Ti dicevano pure in famiglia, e rush, e tira su. E tu te ne sei fatto una colpa. Poi pigliato da papà nonno Poppanella, rush è pur chiuso purissimo. Il ser pur comunista. E tu per reazione, quando vedo coloro rush, o sinto di che si rush, o sinto sulla parola rush, ton bestialisce. Oh, ma papino, il rosso è il colore dell'amore, della passione e della sinistra. E poi Gesù Cristo non deve un mandello rosso. Come no? Sì, comunque sono allergico al rosso. Ho fatto, sai qual è? Che chi mi stanchi anche io e chi ho l'allergia aumenta. Papino, te fa una ragione. È facile dire quando uno non è rosso. Io oggi pigliato da mamma e no di zucchero. State contenti, hai pigliato di cazzotto, vedete chi è pigliato. Che avesse di che tengo un cognome che non mi piace per niente, papino? Pizzuco. Piace per niente. Bella. Se può uscire per chiuso ci possa passare. Ma che ti la dì sul cognome Pizzuco? Quello che hai capito, papino? Finiscere di papino che quando mi dice mi smuovo tutta la nervatura. Chiamami papà. Mi sento più contento quando mi dice papà e non sto cacchio di papino. Mi sento una cosa molle, mosce. Papà invece è una cosa tosta, è come uno scopo. Pa. Però se me l'hai detto sfruttando, senti com'è più bello papà. E no, papino. Tu avessi essere orgoglioso di portare il cognome Pizzuco. Ah, Pizzuco è un cognome che... Che? Un cognome che? Che non mi piace, papino, papà. Pino Pizzuco, senti che bello suono tena, è musicale. Io, pur se non mi domando, ci dico come faccio il cognome, e tutto quanto mi dice una buzzana, una rosatella. Viete te che si Pizzuco, io in quel momento mi sento. Papino, papà. Cangiamo ragionamento, papà. Sì, cangiamo ragionamento. Che è proprio sbagliato giornata. Doniuccio! Ehi! Tesoruccio! Ehi! Dove hai messo la scopetta per scopettare i vestiti? Là! Sì, là, Lando! Titi, ma se c'è che, te l'hai già posto là! Oh, posto su, io! C'è che, te c'è che! Uè, scucchiandelle, scucchiandelle! Vieni che me a vedere se so c'è che io o tu non lo ci mancano poco, vieni. Ma per una scopetta non succede una guerra, Titi, io sono sicuro che l'hai posto o posto su là. E si posta là? Ma vieni che me a vedere. Andiamo a vedere sta scopetta dove sta. Andiamo a vedere sta scopetta. La clina è già arrivata. Chi è? La clina? Vieni, ma tu sta scopetta, Camina, me, scopetta. La clina, buonasera. Trasite, la clina. Grazie Pino. Buonasera. Mamma e papino. Papino. Mamma e papà. Sono andati a trovare la scopetta di mamma. Ma accomodatevi, ragazzi. Ah, sta là, piglia la scopetta, quella l'avrà spostata Pini che sta sempre una scopetta a mano nella nostra. Buonasera, Ragli. Ragli, mamma va a veste, faccio subito. Me, specie. Fini che ti ha giusto con l'uccistarello che ti ne per me. Me. Quello è tutto mio, che ti... Perché attengo per stanno due pillole in grafia? Cammina e specie che sennò facciamo tardi, titi. Ah, da retta, Ragli. Ragli, come sta Romy? Antonio. Sta buono, sta buono. Bene. Meglio così. Da quando sei sistemato in da scuola, Antonio, abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo ringraziato il signore. Il signore, Ragli, più che il signore, abbiamo ringraziato la legge, che ci ha dato la possibilità di essere ruoli in da scuola, Ragli. Pino, è sempre un signore che ci mette in mano. Come volesse dare tutti i mani che tiene un signore? Oh, Antonio, non cominciano a forare tu, sai? E Manuele che ci mette in mano. Sì. E da quando Romina ha avuto posto? Fammi capire. Da una settimana. È fresco, fa. Ma il posto è fisso. Ha finito di girare per questi paesi da quattro anni più su France. Ma il posto.
non ci voleva più nessuno. Me. Sempre se il Signore vuole. E perché non avesse voluto il Signore? Dimmi tu. Ma papà, ragli, se può fatto il Signore, io penso che... Come stengo questo completo, ragli? Madonna, Titi. È bello. Che statuletta che ti si è aggiustato mi assomiglia una vamba. Che da cheap. Titi. Un completo è troppo bello. È bello. Ragli, un completo, un completo. Papà, vuoi si dire che mamma non è un figurino? Figurino? Mamma te è un bello fiore a coppa, te? Come sei sensibile e accorto nei miei confronti. Ragli, a scimicin. Io mi c'è da frischia il cervello con la cultura. La cultura. Sì, ma non per sapere i fatti vostri, ma per me regolare i miei, ma... Andoia ti ha così combinato tutte e due. Andonio, ci siamo scucciati da fare sempre le stesse cose. Tu fai schiavetto, ti fa mangiare, dopo lo zacas. Da ship ci affa una pizza. E che pizza ogni volta. Adesso andiamo a un incontro culturale. Come? Mamma dice culturale. Hai capito, culturale. Siccome ci piace il teatro, Andonio, abbiamo pensato di fare un'esperienza... Come attrice. Oh madonna, ma se voi in avete posto mai peti in danno teatro. Al massimo si ti utopi tocchiette quando il mio figliolo a vedere in ginocchio da te. Ma papà, almeno fanno qualcosa di nuovo e interessante. No, sarà la nuova Sofia Loren. Sofia Loren. Quando si scaffa una cosa anche poi non la fai capace, niente e niente. Papà, io ti ho già parlato di un fatto, papà. Proprio mo. Potete parlare una volta, Pino? Una volta. Me. Ah, a proposito. Oui. Ma già vedete una cosa per televisione che non mi voglio assolutamente perdere. Sì. E mo chi è? Non la vedevo, papà. No, non è mo chi è sto cacacaccia, questo... Teri, buonasera. Buonasera, Pino. Madonna, chi è venuto mo? Come stai? Ma se avessi peggio, Teri, meglio così. Si sempre giù di giù. Grazie, Teri, grazie. Ci sta tua madre? No, sta papà, trasite, Teri. Sì. Tu sei un giovane che ogni mamma vuole dire. Grazie, Teri. Teniuccio. Uè, Teresa, ma che piacere. Come mai sta bella vista dalla sacresa, passami da qua. E oggi pensate tra me e me, mo vi catruano poca titi. È da un bel po' di tempo che non la vedo. Sì, è fatto buon titi. Mi scusate, anche da studio. Vai, Pino. Che figlio educato e sensibile. Sì. Tere, come sono contento che sei venuto, tu non lo puoi immaginare. E poi, c'è già di pure nato fatto. È da un po' di tempo che ci privi della tua bella presenza. Madonna mia, Antonio. Ma mi fai addivenire tutta una vamba... Pure tu? Che viene a dire pure tu? Scusa, Tere, la gente sopra pensato. Pensava a Titini che è uscito con Raglini. Quando sono uscito? Raglini ci ha detto a Titini che quello completo che stava posto assomigliava una vamba. Donio, io volevo dire che con quello che mi ha fatto mi faceva addivenire una vamba di fuoco. Vamba... E non avevamo capo. Madonna, è vero, Tere, quella è una certa età. Ibb, per me, ma usa la stessa cosa. Pino, papà, che vuoi? Che ci potremmo fare a Teresa? Niente, non voglio proprio niente. No, mamma ha fatto i brutti ma buoni. Devi assaggiarli, Tere. Sono una magnificenza. Pino, lascia sta. È da un po' di tempo che mi stanno proprio ingrassando. Tere, quella è tutta salute. Uno, ma le assaggio, se no come piglia corle. Sti figlioli da mo, chi vedo tutto secco come i lici. A me invece i femmine che stanno in carne. Madonna, come mi piacciono assai. A guardarle, Tere. Comunque, tengono l'occhio. Ecco qui, Tere, sono troppo buona. Assaggio. Grazie, Pino. Donio, i figlioli da mo fanno buona a tenere la linea. È un fatto di cultura. Pino, a te figliolo come ti piace? Rotonde o magre? Ma Tere, a me figliolo mi piacciono... Come ti piace? Ma preferenze le tenete? Che sai? Bionde, more, alte, basse, secche? Ma no, né ciotte né secche, Tere.
forse è un poco secca. Mora. Quello più qui è del sciogro quando si parla da femmina, pure a Easter diventa una vamba da fuoco, però se permettete che studio tere. Vai Pino, vai, brava 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 papà, brava brava, brava. Tengono figli troppo bravi e coscienziosi, re non esce mai, studia sempre. Ma io vecchio figlio da dottoressa. Figurati. E spesso che innamoro di figliolo. E allora è figlio padre si sta che innamoro di figliolo. Ha già di averda comunque tre. Meglio che studi e non che va a perdere tempo per sé femmine. Quando sono stato giovane, se non avessi perso tempo agli attiani, mi sarei laureato pure io. E me ci ha tenuto anche per sciacquo, Terena, ma facevo per te. Usacci, comunque. Noi avessimo nasce già per tutto se, e anziano. Se, va boh. La vita avessa scorra a mers. Prima anziano e poi anno dopo anno anzina diventa creatura. Ma purtroppo la vita scorra così, non avevamo che fare. È quello. Beh. Allora, hanno sono da porto. Ma fammi vedere chi è, ma fammi vedere chi è. Scusa un po'. Prego. E chi è, ma? E chi saranno? Ma andiamo a vedere chi è. E chi sarà? Uè, Romina, trese, ma che piacere, come va? Buonasera, Antoniuccio. Sì. Ciao Pino, come state, Antoniuccio? Bene, grazie. Come sono contento che sei venuto, sì, guarda. Sapete quanto sono contenti? Cara mia, tu porti la bellezza, la leggerezza, la dolcezza e soprattutto la giovinezza. Donio, e voi siete capaci di mi far credere tutto quello che dici. No, è così. Buonasera, così. Signora. Buonasera. Ma tu non sei la figlia della Rachelina? Sì. Mamma mia, come si è cangiata. Quando vedi i figli di gente che conosce, non sai che mi viene lo stomaco. No, papà. No. Ma per l'anno che passano senza che te ne accorgi. Teresa cara, quella a noi ci ha ritirato a terra. Romì, Pino sta studiando, sta sempre gai che mi sono veri. Fallo pagare un pochetto. Sì, papà, fallo venire da me. Sì. Io vorrei sapere come si fa a essere così bella e magra. Io non faccio manca una dieta, so proprio così, permettete? Prego. Ah, Teresa, cara, Teresa, mannaggia. Io non mangio, e poi che sono grassa gravia. Teresa, l'età. È l'età. Dice buono, Donio. Tre, noi ci acchiattiamo perché non ci muoviamo per niente e poi ci sguacciamo tutto quanto a questa età. Che cosa è? Papà, noi asciamo. È mondo io. Donioccio, ci potete dire a mamma che vaca una festa di compleanno di un'amica in Serapino? Sì, la figlia, non si preoccupa, no. Che accompagna Romini se si fa tardi. Sì. Buonasera. Sì, siete partito, mo che siete giovani. Sì. Io. Donio. Di. Pino e Romina, quante sono belle. Ma assomigliano due piccioncini. Sono fatte proprio l'uno per l'altro. Però ti ha già di una cosa, Romina è un po' più grossa lella. Sì, è un po' carella. Ha già di forma, è una bella coppia. Non soffre danzetto. No. Mo si dice amici. Amici sono. E pensiamo che sia Pino mi parla di queste cose, u fa in bestia lì. Sono arrivate le attrici. È finita la mia pace. Via dell'ora che te ne ha faccia tosta. Ma che bella facendo. Ma che bella, vieni qua. Come mi sono divertita. Però una clip pensava. E pure pensava stessa cosa di te. Teresa, buonasera. Buonasera, Teresa. Cara Teresa, la prossima volta vieni tu, pure tu a fare questa bella esperienza. Sì, Teresa. La prossima volta vieni pure tu. Sì. Non so quando ci perdi, Teresa. Quando ricci, Teresa, ne scordo di tutti i problemi che ti. Così ci hanno detto quei due che hanno parlato. Boh, come sono i problemi, Teresa, ma come sono i problemi. La prossima volta, e veni assolutamente. Ma manca persona. Ha già venuto poi mi fa credere che la gente. No, se ne parlo proprio. E poi, tenete una bella faccia tosta per tenere sopra un palco. Agente si manuglia, Teresa. Sì. E poi, agente si non parla il resto mop. Non è più agente. Ma sì. E facetemi sapere quando
debutterete. Oh, come vai di Washington, io? Ad agosto? Sì, sì, ad agosto in piazza. Ah. Sì. E allora venite che quest'anno è un c'è. E quando io? Per la cultura si può pure rinunziare, Omar. Questo è un miracolo, questo è un miracolo. In USA c'è qua l'usante, c'è una cannegra. Anzi, dove va? Facciamo così. Donio, ma se poti dopo il 25 d'agosto, a così ce lo possiamo dopo la tournée? Sì, attorno a Troia. Ma so io che dopo 25 agosto non mi posso pagliare le ferie quest'anno. Giovanenne, me ne va che craccolini, Romina e Pino. Dici bene, che ti timo. Ah, i ferie vi potete pigliare a giugno. Ma no, a giugno ci sono le prove. Abbiamo già preso l'impegno. E vi spegnete. Titi, di sto fatto ne parliamo dopo. Sì, ne parliamo dopo. Teremo scusa se velasse. Ma dopo un po' che io... Ma buona sera, sono buona sera. Sì, sì, aspettate. Dicite, ma accontate, ma accontate. Tutto cosa, ma ricadete. Dicite, ma tutto cosa. Quando era bello quello che parla. Come si chiama? Luis. Ah, Luis, Luis. Oh, quando era bello. Le cose che diceva. E come sapeva di... È troppo brave e bella. Oh, quella è natura veramente. È stato troppo forte quando ha parlato a compagni che è venuta insieme, direi. Loro due per ci fa capire hanno fatto una gag. E che è una gag? Ehi, Terè, non sai che è una gag? No, che è? Terè, una gag è... Come ha già detto per ci fa capire se no tu non capisci, Terè. Una gag, so due stupidaggi in posto insieme che fanno ridere, Terè. Come mo state facendo voi due? Terè, quello mo... E per dire due stupidaggini. Comunque a noi quella gag ci ha fatto ridere. Mo tu sei capito, hai capito. Se no t'arrangi. E provo quando la vita comincia. Cominciamo poi domani. Sì. Dobbiamo andare prima due volte a settimana. Poi tre, quattro, cinque festivi e prefestivi. Lui se... Come si chiama la compagna? Natasha. Ah, Natasha, oh, quanto è bello. Terranno alcune lezioni sul modo di recitare. Sì. E sul modo di come si parla, di come si ride, sì, e di come si piange. E voi avete io a bararvi come si piange? Ah, Teresa, sì, come si piange, come si piange? Da come si piange? Perché ci hanno detto che come si piange sulla scena, non si piange nella vita. E come si piange sulla scena? Terè, quello che recitano fanno vedere che piangono, però è nella vita che poi è diversa. Terè, piange sulla scena, è difficile. Forza, quello che recitano fanno vedere che piangono. L'ha già detto. Terè, state accorta accorta, mo tu facciamo vedere. Sì, fammi vedere, va bene. E non è facile, Terè. Titi, ma hanno fatto che Don Yucci Pezzucca è morto. E che stanno a chiangere a vita tagliata. Titi, fa prova come se il marito ti fosse morto. Attacca, Titi. Terè, ma che cacchio ne sacci come si piange quando un marito muore? Doni occhi mi è così cazzo degno, e chi uccì? Titi, Titi, mo ci faccio vedere. Faccio vedere tu. Perché ha messo scambalone, mi è già capitato con il marito. Usaccio. Dunque, se Doni occhi avesse a stennire, tu, Titi, piange a rissa così. Com'è? Danio Giumini, perché sei morto? Danio Giumini, mi hai lasciato da solo, Danio. Questo è tutto. E come già fai? Che ha già pensato tutto il giorno, la mattina sei. Questo è tutto. Allora posso fare pure l'attrice. Se avessi morito Danio Giumini, io penso che tu che hai già visto così. Come faccio? Marito mio, come già fa senza te, mi hai lasciato mezza una strada, come già fa? E io non è stato repeto, a tutte e tre! Mamma mia, che scuola! Capi? Forse una buona di... Che ti pozza per i nasaietti! Lutop! È pure una cacarella! Sì, cacarella, sì! Mamma mia, la peppa d'acqua, come
colpo d'attacco, tu è morito secca, tu è morito saiette a te te ne avevo tolto. Madonna mia. Hai capito? Sta scuola di recitazione va a far morire i mariti. Ah! E che bellezza, Mandognucci mio, quello è stato per ci far vedere a Teresa come si muore quando uno muore, quando uno, come si piange quando uno muore. È stato per dire, Mandognu, come faccio senza di te? Va a rispondere al telefono, va, muovete, va. Va a rispondere al telefono, va. Pronto? Chi parla? Ah, no, 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 Pino ancora è uscito, ancora non torna. Non lo so quando torna. Ma chi è? Chi è? Aspetta, era quello un guacchiusello tuo figlio da dottoressa. Oh, che scucciamento, quello è capace di telefono pure a notte. E beh. Pino mi ha detto che quando telefono quello un guacchiusello, ha già di sempre che esso non ci sta. Ah, sì? E da 4-5 mesi che mi ha detto. E perché? Sì. E perché? Oh, quello è un figlio da dottoressa. Non ci capite che da un poco di tempo quella natrella quando va in da studio su te ne sempre ne si cricca. Non ci capite. Ma perché ho figlia la dottoressa non si può dire no. Non ci capite. Pizzuco, dammi retta. Oh, già domando come aiuto l'esperienza culturale che ho avuto con Rachelina. Capito, Donio, è stata una cosa troppo bella. Sì. Donio, non vuoi sentire l'esperienza d'attrice di Titina e Rachelina? Teresa, state zitto, se non domani non ci dica niente. Donio, pronto? È partito. Donio, sì, è proprio così. Oh, Rachelina, da domani. E da 4-5 mesi che... Donio, sì, ma quello Donio, non ti disturbare che io e Teresa a strada sappiamo. Buonasera, Donio. Rachelina, buonasera. Ciao, arrivederci, mi raccomando. Sarà successo qualche cosarella fra loro. Sicuramente sarà successo qualche cosarella. Pizzuco, pronto, ci sei? Sarà successo qualche cosarella fra loro. Sicuro. Mo che viene Pino, ci domandiamo che è successo. Mondo fossano come fai sempre tu, Donio. Ti ha ragione. Ragioniamo. Io non mi faccio pigliare la fissazione che dici tu. Ha ragione. Sì, com'è? Parla. Dinamo boom. Pino non vuole vedere un figlio della dottoressa o un guacchiusello, Ah. È così. Sì. Però Pino e Romina escono quasi tutti i sere da 4-5 mesi. Chiaro? Chiaro. Io penso che tra Pino e un guacchiusello ci sta Romina. Rifletteci un poco. Antonio. Pino. Un guacchiusello. Romina. Mo che ci rifletto, fatto film. E allora venne a dire che Pino e Romina sa andendone un guacchiusello è morso dall'invidia. Ecco perché. Oh, Antonio, tu sei proprio un pezzuco che quando si imbezza una cosa anche per tanto va a fun. Titi, io sono un pezzuco che va a fun. Dopo me sei un pezzuco. Dite come Mattizia quando mi chiamo Puzzucone. Uè. Mondo facendo svenire Santa Maria per capo, Ti dico come Mattizia, Titi. Però. Fatteci qua. Però t'ha già detto. Titi, fatteci qua. Però t'ha già detto che quando mi chiama così non sa. Ti dico come Mattizia. Madonna come Mattizia. Oh, che si Cagliare, non mi buttare, cagliare. Disturbiamo? Questo è stato.
No, non mi sento malamente. Ehi, Pino, mamma, tu si sente malamente. Sì. Madonna, oh, Romì, vanno a prendere un po' d'acqua, va. Sì, ehi, ehi, ehi. Titi, 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 che è? Sento ancora più malamente. Te l'avevo detto prima, Titi, fatti mettere sapore. Non Antonio, quando sto vicino a te, mi sento più sicura. Eccoti, mi risulta. Eccola. Oh, grazie, grazie. Mi dai un sorsettino per il tuo Antoniuccio, io, no, poco, poco, poco. Oh, me, diamo scelta. Antonio. Di. Ma voglio ammettere suo poletto. E te l'avevo detto prima, a me non facciamo questo spettacolo, me, cammina, cara. Chiami, Antonio. Chiami, io non mi sento, chiami. Me, cammina, è tenuto che t'ammucci, cammina. Ti, una capo di siva, ti, una capo di siva. Ecco qua. Non avevano a metà faccia. Farsi vedere da un figlio e da te in quella posizione, Romì. Mamma e papino non ci sono dato mai un bocino andando a me, Romì. Mo capisci perché tu sei troppo riservato. Potte scalofo ci vuole la mano di Dio. Scalofo no. Però dopo che parti, Pinuccio mio, ti firma più. Sì, Romì. Sì, un treno. Sì, sono un treno. Il treno dell'amore. Sì, sono un bizzuco, Romì, che sfreccia e va nella galleria dell'amore, Romì. E fa tutto. Ciuff, ciuff, Romì. Tutto. E Nur, che stai parlando solo tu, ti posso dire le mie ragioni, Mimì? Diccia vast. Ma se tu non mi fai parlare, io come faccio? Non ti faccio un scrupolo, diccia vast. Io non mi voglio più vedere che te, va bene? Oh, così. Ascoltami, amico mio, mo quello che è successo è successo. Mettiamoci una preta sopra. Oh, perfetto. Mimì, te lo dico un'altra volta e per l'ultima volta. Mimì, sa... Ma avasti, Mimì! Già fatti chiù, Romì! Già fatti chiù! Da quando ci siamo posti insieme, Romì? È diventata una zecca, una pizza! Ma mo l'ha capito! Speriamo! Sì. Perché quando, Romì, non c'è più il feeling con una persona, è meglio che finisci l'amicizia! In l'ultimo tempo si era attaccato a te come una sanguetta! Non la so un poco da respirare! E poi, quegli atteggiamenti da femminucci, ma devono fastidio. Pino, mi sarai sempre vicino? Pino, la vita è bella perché è particolare l'amicizia che ho con te. Tu solo mi capisci. Pino, andiamo alle cascatelle ad ascoltare il suono dell'acqua. Romì, finalmente. Mi sento come se scesse da un sogno agitato, da un incubo, da un delirio, Romì. Sì. Finalmente, Romì. Libero con te, per te e in te, Romì. Mo potimo parlare liberamente, potimo dirci cacchio nostro. Giusto. Da solo. E mo che ti pigli? Madonna, Romì, io per 3 anni sono stato compagna is. Siamo asciuti sempre insieme, ci siamo spartuti sonno, Romì. È stato di una generosità unica. Di pure di una prodigalità interessata. Però mi facevo sentire importante, Romì. Ah, importante. Oggi l'ha già trattato come un strano, Romì. Pinuccio mio, mo qua ci stenghi la tua Rominuccia. Mimì, Pino, Romì, io ti amo, lo sai? Puri, Romì, ma come si fa a non pensare alla sua sofferenza, al suo disagio, ai suoi problemi, Romì? Quello è capace di fare qualche stupidaggine. Pinuccio mio, guardami da l'occhi. Avete troppo belle per tutti quanti. E specialmente mo che aspettiamo Pizzughellino. E poi, Pino, amavate come ce l'amma dei nostri genitori. Hai ragione, Romì, come ce l'amma dei Mimì. Nei nostri genitori. Sorrevo. Madonna mia. Titina, a me quella parte che mi ha dato di te mi piace assai. È quella che mi ha dato a me. Poi, è proprio adatta a me. Buonasera, Romina, che sorpresa. Buonasera. È da parecchio che state qua? No, da poco. Come si aiuta stavolta i prova? Sì, accontateci come si aiuta i prova. Racheli, mamma. A commenti si chiama Dilla Mamma. Si tratta di due famiglie che sono amici da una vita. Due famiglie. Andò. Un figlio mascolo si è sposato presto di carriera perché... Perché ha figliola, che è la figlia dell'amica in gente.
E i due famiglie fanno storia. Da prima luccano, non si parliano, non si dicono tante male parole. E poi fanno un matrimonio. È troppo ridicola la commedia. E per far ridere a scatta a scatta. E no, perché la facciamo noi. No, che no. Ma perché tocca certo fatto da vita di tutti gli altri? Fatto a verdade. Fatto a verdade. Che parte a vita fa voi due? Io faccio la parte da mamma di essa. Perfetto, la clia, è proprio la parte che va buono per te. Ehi, faccio la parte da mamma di essa. E più perfetta ancora, è proprio cucita per te. Ma voi sentite dove fa questi parte nella commedia? Certo. Ecco. No, perché voi avete fatto seriamente? Seriamente. Come se fosse veramente che vi è successo fatto. Mami, certo, con serietà professionale. A noi ci hanno detto questa parte. Primo, perché sappiamo recitare. Vabbè. E secondo, perché teniamo l'età giusta per essere nonne. Sì, così hanno detto quei due che hanno parlato. Ma la commedia è una finzione. La commedia è una commedia. Che per magia potete fondare la vita di tutti i giorni e cruda realtà. E si capisce. Per questo si scrivono i commedi. Perché possono essere dei fatti veri. Ma, Pina, mamma. Non ci ho mai sentito di parlare così. Oh, assomiglia quasi come se stesse recitando. Quanto sono bravi i figli nostri di te. Bravo. Sono figli a noi. Mamma, Pino vuole dire che a casa faciti prove. E poi sopra il palco del teatro fate il debutto. Ma Pino, i prove e il debutto non mi fa sopra il palco del teatro. Romy, dilla a mamma. Che venerdì i provi facite qua? Ma faccio. È il debutto sopra il palco del teatro. Mamma, che venerdì. Pino, spiegacelo tu, fatto. Che pure noi siamo costretti a fare la nostra parte nella commedia della vita. E quale parte volete fare voi nella commedia della vita? Ma tu di chi? Quello che... Ma tu sei pazzia! Madonna mia, madonna! Figlio! Mia. Figlio, quando è vero patatarmi che sta angeli! Sì, quello che stai dicendo è verità, figlio! Sì, ti sgarra! Non stiamo pazzia, no. È verità! Insomma! Ma voi quando nascivevo, nascivevo perché eravamo amici. E no, ci cammano vermang. E che sospettavi, e che sospettavi, Titi? Pino, ma tu hai finito studio? Madonna, tu Carmen, ma che viene patata stasera da bere? Che ci vuole di? Oh, Madonna mia, dammi forza, Madonna mia. Quello quando sa cippa te lo danzi. Gesù Cristo, mi dammi forza tu. Rumi, ma quando è successo? Sì, ma ci fai l'interrogatorio. A che ora? A che giorno? Com'è successo fatta? Alerta, sette, mangiando, mangiando. Ma com'è potuto capire questo scambalone? Ma che scambalone? Ma se mo ci stanno tanto a mezzo per non rumani in giro. Tu sì? Sì, più grosso l'el. Me? Che poi quando hanno di differenze ci stanno? Duchi, tre. Cingan. E perché una figliola un po' carella più grossa, un po' di romani in gente. Insomma, io volevo dire che Romine è più matura. Vuoi dire più esperta? Titi, quello mo ci vanno sfotti. È verità. Stanno a recitare. Sì. Ci vanno pigli in giro. Ci vanno pazzia. È verità. È verità. Ma secondo voi sono cose che si dicono per pazzia? Ma solo perché voi fate teatro pensate che la vita è tutta una recita. Mamma, non si può pazzia su queste cose, è capotato. Ah, Romina, Romina, e quanta volta mi sono raccomandata. Romina, a marire, a ma pazzia, ma ti abbaccherò in due fattazzate. Romina, Romina, capotato, Romina. Ragli! Ragli!
qua mi avete chiesto se potete fare, Titi, se potete fare quello che stai pensando. Mamma, Titi, una cara, decidiamo noi. Sei pure perché abbiamo già deciso. Abbiamo già deciso. Romina, tieni un posto. Io fra qualche annicello mi laureo e... Buonanotte, signatura, capito? Hanno già fatto tutte cose, Titi. Avete pensato pure a Mateto, ristorante, partecipazione, viaggio di nozze? Cioè, avete pensato? Tranquilli, noi abbiamo già deciso. Abbiamo deciso. E che avete deciso? Dove ci sposò? Dove ci sposò? E quando? Subito. Vanno pure di presci. Sì. Se non incombinavano sto sorte di scambio. In da quale chiesa vi volete sposare? Quale chiesa? Sopra un municipio. Non da chiesa. No. No. Te. Titi! Madonna! E noi siamo proprio mazzi di scuola! Madonna, incombinavano! Non serviva proprio più a me! Madonna mia! Niente di meglio! Manca in da chiesa! Manca in da chiesa! Oh, Madonna mia! Ma che è una viaggia? Viaggia! Oh, Gesù Cristo! Che è una viaggia! Che è, Racli? Racli! Racli! Oh, Racli! Che è? Racli! Aiuto! Racli! Aiuto! Racli! Aiuto! Racli! Racli, dove mi trovo? Stai ancora qua, non si aiuta la tua mondo. No, stai qua, mamma, stai qua. Madonna mia, che avete combinato, che sorte di scambio. Non potevo stare un pocarella attenta. Racli. E tu, figlio, mi meraviglio di te. Non sai che basta manca non sarella. Meno di non zengo di squicciarello di squiccio con la mano in terra. I mascoli basta che tenono un sfogo loro. E poi passate l'alba a sciglia. So stracacchinosi. Tu cacchi loro. Pino, ma tu ci pensi che è venuto figlio? Tu che hai ancora di bisogno di chi ti prepara il zupparello di latte a mattina con i biscotti? Da chi ti ne bocca le coperte la notte quando ti scappo? Mamma, io ti ho 22 anni, e finisce di mi considerare ancora un creatura. Io ho già venuto figlio, mamma. Basta non scucciare il biscotto. Racli. Manco noi volemmo che ci capitasse una cosa del genere. Ma quando una cosa capita, gli da fuori due cose. O fai nascere un figlio o... Ok. O fai nascere. Quando Anna nasce? Fra 4 mesi. Ma... Non si vede niente. E tu niente di meno, me l'hai tenuta a muccia tanzina e male. Noi volemmo essere convinti di quelli che facevamo, Rachelie. Da quello che ci capito, avesse essere... Un masculecchio. È maschio. È un masculecchio. Sì, mamma. Mamma, Racli, noi mamma. Sì, io te vengo. Io te vengo, sparita da Nanzi. Io te vengo da Nanzi. E non mi faccio vedere fino a domani sera. Sparite. Oh, nonna. Sparite. Madonna. Prima che viene per zucchero da bar. Madonna mia, che io quello già incazzoso per me a parte su. Poi già vedete come ce l'ha già di per ciuffo, capì? Madonna Titi. Pino, avemmo posto tutti speranze sopra di te. Madonna Titi. Madonna mia, chi mi è? Mi sento come se mi avessero dato tanta attacca. Un telefono, fammi rispondere. Un telefono. Oh, sì. Cammina, va a rispondere. Chi non già affronta chi ho a me? Madonna mia. Pronto? Ma non si capisce. Chi è, Titi? La sento lontana? Pronto? Titi? Non si sente. Poi mi paga pure il canone telefonico. Non si sente. Usi una tavola. Rispondo, prima che si chiuda la comunicazione. Pronto, chi parla? È lei, dottoressa? No, mio marito ancora non torna da Bari. Titi, chi è? Non vuole mio marito? Chi cerca? Come? Ma
dottoressa, sono giovane. Dite chi è? E poi, sono fatto l'oro. Mi dispiace. Come? Dite. Mio figlio. Dite chi è? Mio figlio è... Si sta sbagliando. Raclì. Dite che? Ha chiuso il telefono proprio come se me l'avesse sbattuto in bacio. E che è successo? Ma che educazione che tiene sta dottoressa? Sta dottoressa è proprio pacini. Mo se no. L'avessimo fatto noi denunci, fossimo stati gente senza educazione. Lo fanno loro e sta fatto bene. Che educazione, che educazione. Ma che è successo, Titi? Ha telefonato la dottoressa dell'ufficio di Marietta. E questo l'avete capito? Ha detto cose che non stanno né in cielo né in terra, suo pappino. Niente di me. Tu sei Pino e compagno con figlio. Usaccio. E solo perché mo da un poco di tempo che Pino non vuole più vedere. Beh. Ma ha detto tanta schifezza su papà figlio, ma... Una mamma che dice sti cose su papà figlio di nato. È vergognoso. Ma Titi che t'ha detto? Enrico. Titi. Ma vedi quando è scucchiando questo? Titi. Ma che non c'è la morita? E qui parla. Vuoi sapere che e me parla di cervi e tu sangue me. Aspetta. Vuoi sapere? Cos'hai che ha detto? Che ha detto? Ha detto che Pino Micchia è gay e infame. Hai visto che ti ho portato? Come ha detto così? Ha detto che Pino è un po' così. E è infame. Oh, non ci posso pensare, non ci posso pensare. Oh, madonna mia. Oh, madonna mia. Hanno tutto là. Ma sembra che hanno tutto là. Usi. Fammi aprire. Ma vedono un po' stasera, ma vedono un po'. Stasera tra il telefono e il telefono, poi erano centralini. Ehi, Teresa, buonasera. Buonasera, Teresa. Bene. Fratellina, buonasera. Buonasera. Niente. Da siete, Titi, dimmi. Il marito te l'ha detto, ma io sono passata una quindicina di giorni fa. Sì. Ti saluto. Sì, me l'ha detto. Da siete, posso mangiare il disturbo? No. Stiamo rarendo per un fatto personale. Oggi visto Pino e Romina camminano mano a mano. Ma quando sono belli, mi sembrano due piccioni. Sì. A proposito, come va la preparazione da fumetti? Tere, va benissimo. E quando la vita do? Per la metà di agosto. Mamma vita di voi che parte faccio? Che parte sta con me? Io faccio la parte di una mamma. E tu ti E dell'altra mamma. Ma di che tratta sta con me? Di due famiglie che passano uno scambolone per un figlio mascolo. E poi figlia femmina. Ma mo sta dalla nanna chiangi. Perché quando sono venuto l'ultima volta, ma volevo come si chiangi in dalla con me. No. E mo? Tere, qua facimi prova veramente. Quando io mi sono palco di teatro, facciamo la commedia che è un fatto tutto inventato. Qua facciti prova veramente. Sono palco di teatro qui la bucina. Tere, mo tu spiegami. Spiegamelo tu. Noi sopra palco, Tere, simi mammatrici. E Pino e Romina sono i figli nostra verità. Però, Tere, sopra palco, ci stanno nati due giovani che fanno la parte di Pino e Romina. Tere. E ammettiamo questo, Tere, che quello che succede ai due giovani in da commedia è tale e quella a quello che succede in David. Insomma, Tere, che la commedia è come la vita e la vita è come la commedia. Tere, quelli parte che noi abbiamo recitato in da commedia sono le stesse parti che amava nella vita. Oh, hai capito? Tutte e due siete mamma in da commedia. E tutte e due siete mamma veramente nella vita normale. Brava Teresa! Come capisci bella compagna nostra. Quindi, tutte e due facete vedere che siete mamma di Pino e Romina. Ma date due figli. Certo. Come si intelligente. Oh, ma che mi avessi obbligato per nessuno? No, Teresa. Noi volemmo capire, volemmo vedere se tu avevi capito. Perché per noi ho fatto è un po' cambacciuso. Quindi Pino e Romina in da commedia non già secca. Non già secca.
Pina e Romina però non so figlia voi da con me, no. Ma so figlia voi nella vita normale. Ma Ed chi è messa figlia? Pina e Romina però che in da commedia non c'entrano un camusulino che niente, in da vita nostra, di casa nostra, c'entrano e come? Ma ci vuole che me la vita dica, Pina e Romina so figlia voi d'occhi. Oh, no, benedetta no, Teresa, no. Teresa, dunque, Tere. Chi sta sopra il palco di Tere, fa parte che Romina e Pino avaramente fanno nella commedia della vita. Fanni figli! Oh, finalmente, capito, Tere? E ci voleva tanto a capire che pure loro fanno i figli, Tere. I parole mie sono suerche, però ve l'ha già di stessi. Pino e Romina so una coppia straordinaria. Speriamo che si sposino e poi avere figli belli come sono loro. Oh, no, non è possibile, Teresa, noi ti stiamo dicendo da un'oretta, Teresa, che Romina è incinta. Ma chi è su vergognato che l'ha posto incinta? Pino. Pino ha posto incinta a Romina. Uè, perché che gli manca a Pino? Ma non posso mettere incinta a Romina? Oh, niente. Io dicevo per te, perché Pino è troppo giovane. Che ben addimo stu è? Vuoi dire che Romina è troppo vecchia per Pino? No. È una bella coppia. Sì. Pino è un vaglione troppo maturo per la sua età. E c'è accaduto per Romina. E poi Romina è una figliola troppo giovanile. E c'è accaduto per Pino. Mo che vuoi dire, re, che Romina è troppo giovanile? Raclì, voglio dire che Romina per la stessa età di Pino. Tere, ma tu dica io quello che voleva dire e non ha avuto coraggio di dire, Tere. Tu hai pensato, Tere, che Romina ha posto l'occhio sopra Pino perché è un giovane e un bel vaglione. Che una bella posizione economica si sta per laurea, è verità? E poi voleva dire che Romina ha un modo tutto suo di vivere la vita. E si veste in modo alternativo. E non può fare le verità, Racle. Dice pure Racle, pure Titino. Certi volte, per come si veste, per come si comporta, e come voglio dire, è poco femminile, ecco. Racle, Titi, voi vi facete troppo influenzare da quelli malalenghi da gente. Uè, Titi, che bene a dire, poco femminile. Voglio dire che certi volte, Romina... Che è meglio? Un maschiaccio. Ma cammini, maschiaccio. Voi lo facete troppo influenza da quelli malalenghi da gente. Perché? Poi, i malalenghi da gente, che tenono da adesso, Pappino? E che tenono da adesso, per Romina? Uè, calmatevi, calmatevi. Ma non ti dico come faccio a parlare. Vedi se si muove che non tempo ne teniamo, parla, muovete. Madonna mia, non avevo mai visto così. Ma che sono? Non siete paura? Ma quanto parla? Paggio sono che sono tu? Secondo me che sono tu? Che ragionamento? Che parla, muovete. Ma vedi un po' che da che sono? E quando si parla? Ma quando facete brutto? Ma quando parla. Che Pino è il compagno di un figlio da dottoressa. Beh, e perché quello tenevi i soldi? Perché quello tenevi i soldi? Ma e insomma, un figlio da dottoressa. Dicono che non può. Così. Così. E Pino lo teneva compagno. Ma oggi capita la telefonata da dottoressa. E quello vuole scaricare tutti i problemi di un figlio sopra figlio. Oh, Madonna mia. Sì, Tere, e che si dice di Romina? Ma vita non siccome può. Romina tiene quei modi un po' decisi e fermi, insomma, moderni, che potesse migliorare un maschiato. Da voto. A gente che tiene sempre un vermung, per vede a voto, pure quelle che non sveglia. Sì. Ci ricamo sopra. E dice tanta stupidaggine. Tere, ma è stupidaggine a voto poter una rovina la vita. Mo, solo perché Romina è una figliola... Che se può fatte succhi. E l'uomo non era una soggezione di una femmina così. Ma solo per questo motivo la gente sparla. No, ma vita la gente che va a pensare. Ma vita la gente che va a pensare. Titi, Racli, si Pina può stringere a Romina, venga a dire un vero pizzucco. E come? Perché so Romina già. È una figliola fatta a femmina. Teresa, mo il fatto che Romina e Pina si hanno sposato, per mo sei solo tu,
Noi ci siamo convotati che te che ci si compagni, mi raccomando, No, qua Rumeni che parla. Ne parla, ne di ne. Mo si è fatto tardi, mannaggia io. Te lo vuoi io? Sì, mannaggia io, mannaggia io. Auguri buon matrimonio. Grazie, Teresa. Pino e Romina sono due bei piccioncini. Arrivederci. Arrivederci, Teresa. Arrivederci. Arrivederci. State. Arrivederci. Uè, salutate Mandognuccio. Che bello. Senza, grazie. Se avete da bisogno chiamate, che io tengo qua. E voglio. Buonasera, buonasera. Arrivederci, arrivederci. Buonasera, Teresa. Madonna mia. E che giornata, che giornata. Mi raccomando a quello che in giudice sta nessuno. Teresa, mi raccomando. Acqua in bocca. Come ce l'avessi detto agli anni. Me l'hai pure scordata, donna. Assetta là. Che giornata è stata. Che giornata è stata oggi. Stengo a bambaluto proprio. Madonna, mi chi è? Antonio. Si rivede, Antonio. Sei tu. E chi vuole su Lup? Nonna mia, buonasera. 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 Dammi sta borsa. Ma te metti qua. È stata una giornata pesante e di caccia. Pure per noi, Antonio. È stata una giornata pesante e dati cacchia. Ti tiene me ne parlando, ma torna da un'altra volta a barà, una settimana che tre. Io non ce la faccio più, ma arrivo da loro che me ne già in pensione. Hai ragione, non me ne già io. Hai ragione. Io me ne vedo. No, montano buie proprio, ma. Ma ti è venuto marito, fammi venire. Te sta qua. Ti fammi venire. Non mi pure. Ma si la credo se ne vuole, sai. Ah, Giudetto, che è meglio che sta qua, assieta. Testa. Non me ne già io. Stato qua. Ehi, tenete due facce da venerdì santo, ma che vi è capitato? Com'è? Commedia? Non la faccio di più? Di, non la faccio. Oh, Santa Teresa del Bambin Gesù! Ehi, bambino, bambino! No, qua è cosa buona! Voi siete amiche tanto affezionate che si chiangi uno chiangi pure un altro. Ma se te lo citano facita veramente, di, ehi, ma che è capito? Ehi, se vuoi sapere che è successo, no? Madonna mia, ehi. Noi non stiamo recitando. No. Come tu fai a te? Dicelo tu. No, ce l'hai detto di te. No. Tu sei la moglie e ci sei di più. No. Ma oggi capito, ma oggi capito. Voi mi volete far credere che chiangita veramente. Sì. Ma dicete la verità. Voi state facendo i prove da commedia perché. I parte vostra sono noi mamma chiangiolente, eh? È così o no? Antonio, non stiamo facendo i prove da commedia. Che è questa? Che è? Che è? Madonna mia. Madonna mia. Guarda, siete troppo bravo. Va già di che. Non pensavo che eravate così bravi. Complimenti, complimenti. Il regista sarà contento di voi. Don Giulio, Raclin si sente malamente. Ma pigliaci un po' qua. Raclin, Raclin, ripigliate. Raclin. Ah, ci sta qua, te, a duro, te. A me non ho potuto stare a te, a duro. A duro, a duro, a duro. A duro, a duro. Raclin, Raclin. Non dormo troppo. A che studiare? Madonna mia, sembra stupido. Oh, se tu non vedi mai una cosa sul serio. Raccoli, mi sta malamente. Lui non sta a recitare. Sì. Madonna, Antonio. Antonio, per piacere, l'oculone che mi sento tutta la capandruna. Antonio. Raccoli, che paura che mi hai fatto pigliare. A un certo punto mi sono sentita persa. E sola sola, Raclin. Quando vi fa comodo poi tutti e due, mi facete capire che vi è capitato. Donio. Vedi? Se cacche tu ti venisse a di una buciglia sopra Romina. Insomma, un isopoti. Un isopiti. Che cacchio dici?
Titi si dice ipotesi. Ipotesi. Sì, insomma, non fate tutto mandato. Antonio, tutto mandato, tutto mandato. Ma che è che state mandato? Che è che state mandato? Antonio, Antonio, per piacere, state calme. Se no, noi qua non vogliamo pagliosci. Come? Parlate, parlate me. Bene, me. Se tu sei sotto e sopra, non ci fai acqua guagliata di niente. Ah, sì? Ah. Mi sono fermato. Parla! Antonio, non ci portano presci. Che a presci fa fare i figli cicchetti. Sì, sì. Speriamo che stavolta non fai i figli cicchetti. Sentite, se voi mi volete fisci pace, avete proprio sbagliato, perché mo, voi sapete che faccio. Che faccio? Ah, non sapete che faccio. No. Voi sapete che faccio? Ve la sembra no, Antonio! 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 Ananasci buzzuchel! Che ditto di te? Quello che hai sentito, Antonio. Anna nasce per zucchel. Ma che cacchio mi decido tutti e due? Antonio. Che cacchio mi decido? Antonio. Non va cenna così. Non va cenna così. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, aiutateci. Ma è verità, non state recitando, no? È verità. È verità. È verità. È verità. E chi è sta figliola che sta incinta? Romina. Ah. Pino l'ha posta incinta. Pino. Pino l'ha posta incinta. Perfetto. E mo Pino Pizzuca e Romino ando stanno. Sono asciutto. Sono pure asciutto. Antonio, è un masculicchio. Masculicchio, masculicchio, masculicchio. Ti dici un certo voto è un presentamento che poi diventa un pensiero fisso. E va a finire che quello pensiero fisso che non trasicca e non trasacca sia vera. Non proprio come l'hai pensato, ma grosso modo diventa realtà. Io sto presentamente che tra Romino e Pino potesse succedere un fatto di questo, io lo avvertivo. Antonio, mo un fatto è fatto. Ma tengo una raggia. Tu tieni una raggia, tu tieni una raggia. E Titi, fammi capire chi usa solo Teresa. Teresa. Solo Teresa non esce fuori dall'Europa, so come. E ti pareva che quella non si trovava qua. Tendo l'uso, ma te ne sembri in vecchia pesala. A vita sua passa per gli anni si è fatto da lato. Antonio, una volta la gente l'hanno saputo. E poi quando l'ha saputo, un ragione una settimana. E poi tutto finisce. Certo, come manco fosse successo. E i tempi nostri non ci stavano tutti sti mezzi che ci stanno mo per i romani ingravidati. No, perché i giovani devono provare forti emozioni. Già, loro sono di crene e noi ci vogliamo là. E poi, annaggia la miseria, Pino si hanno laureato. Pino si hanno laureato. Antonio, Pino si può laureare, può tenere di studiare. Sì, sì, sì. No, Romino insegna, un po' stai fisso. Sì. Ma voi sapete quante cose ci stanno da fare? Voglio. Quanti anni abbiamo? I mobili, la chiesa, un ristorante. Immediato. Antonio, se avete noi, ma i giovani di mo' sanno meglio di noi che ci stiamo facendo vecchi. Sì. È così, Antonio. È così. Racale, tu ti una figlia in tutto. Noi teniamo una figlia in tutto. Quindi è l'unico matrimonio che ci potremmo fare come ci piace a noi. E noi ce l'hanno fatto vedere solo allora. Ma non se ne parla proprio, ma per niente proprio. Loro si sono divertiti e noi ci hanno divertito noi genitori. Pizzuco mio. Ti dico quando fai così mi fai tutta la nervatura. Racleo, sai perché? Perché quando ti dico fa così, che cosa mi ha detto? Che me ti fa subito me? Pizzuco, tu vuoi la felicità di Pino?
Di che me ti fa subito muovere? Se tu vuoi la felicità di Pino, noi amma fa quello che va buono per loro e per noi. Certo, come no. Giusto? Voglio, come no. Allora, per esempio, Pino e Romina, se vanno sposare... Sì. Sopo non c'è più. Come? Doniu, vogliono fare un matrimonio civile. E certo, perché un matrimonio mo se non è civile, che matrimonio è? Lei pensa che fino a poco tempo fa chi è che non si sposava in da chiesa era considerato incivile. E Romino scommette che è d'accordo che Pigna. D'accordissimo. Per forza. Donio. Sì. Che venerdì, per forza. Racli, quello che hai capito. Donio. Pure per me non è una bella cosa. Avrei voluto che Romina si sposava con Velengap, Antonio. Che una coda longa longa, che tanta fiori in da chiesa, che l'organo che suonava a marcia nuziale, che non tappete rosce per andare. E che tanta ammettete, Antonio. E invece che sfortuna già avuto in da vita mia. Ma già avuta sposa senza vela, senza mamma e padre, solo cucumbera, cacumbera e che sogra. Rocchetel marito m'era pure senza padre, senza mamma. Per fa subito, Titi, ce ne fuiemmo. Io tenevo 17 anni. Ce ne fuiemmo una sera che facevano cavate scattate. Ce ne iemmo fuori per la vita mondo cigliano. Andò padre di Rocchetella aveva fatto una casunella. E là stemmo 4 giorni. 4 giorni. Rocchetella diceva che quella era il viaggio di nozze. E Incio diceva, Rocchetella, questo è il viaggio di notte. Però va già di averda. Quelle sono state le giorni più belle di la vita mia. Poi dopo poco tempo Rocchetella si è aiutato a fresco l'ossero. È stato difficile a campo senza nome vicino. Ma che vuoi fare? Ieni ti abito e non ci pensi più. Tagli, quella vita già è quella che è. Si può ce l'ha complicata più stanno. E come hai ragione, Titi? Ma che si sposano in da chiesa o sopra un municipio, Antonio? Che differenza fa? No, nessuna differenza, Antonio, basta che si vanno bene. Basta che si vanno bene. Titi, io mi voglio cacciare qua un po' di pietra. Va. Che mi fanno numero che voi non potete mai immaginare. Va. Volesse che me ne faccia in terni. Specialmente mo. Va, Antonio, va. Mente mo. Doniu, Racli, Doniu ci ha capito. Chi vuoi da così ingazzo? Sposo home, sanno a fare raccontare. Chi vuoi da così ingazzo? Bravo. Ma pensavo peggio. La tua volta nessuno è. Madonna. Oggi sta che si parla, che si dava a mano. Chi va, chi viene? Fammi amico. Va a chi è? Romina, trust. Tu proprio mo va a venire. Pina, dove sta? Sta parlando qua fuori in da macchina che mi ho figlio da dottore. Da succo. E perché non muovo che chiamo io? Lascia perdere, ma Donio c'è turno di sì, ne turno, se aiuta a sciacquo un po' carel e sto già tutto fatto. Titi, chi è venuto? È venuto Roina. Dice a Massaro me a signorina che venisse. Se domani in dall'ufficio. O vuoi capire che mi hai rotto? Mimì, si pinza da metti zizzani tra me e Romini, ti levo da mezzo, Mimì. Tannoc, quanto è vero? Madonna, ma c'è arma qui a te. Ma che sta capitando in da sta casa? Ehi, madonna. Mezza giornata ci sono mancate e non si capisce più niente. Mimì ti levo da mezzo. Ma chi è sto Mimì? Chi è? Calma, Antonio, ha ragione. Papà, tu dico, ma testa calma.
Dogno, tu avete tutto diritto di sapere. Ma una cosa va, voglio dire. Sì. A colpa di tutto quello che è successo a noi. No, vuoi dire a nostro, mi. A nostro. Poi parliamo di voi due piccioncini. Ma voi di stu cazzo di Mimì chi è? Papà, Mimì è un figlio della dottoressa. Un figlio della dottoressa? Mannaggia Giudanoro, mannaggia. Tu, Pino Pizzucchi, c'è ditta t'annocca, te leva da mezzo, figlio della dottoressa. Danio, è me. Titi, ma chi capisce più niente? Ma poi voglio sapere. Sto cazzo di Mimì che vuole da Roma e te! Sono fatto loro, sono fatto di giù! No, 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 ma lo sono fatto pure mio, Pino, parla! Ma no! Madonna, Donio, hai visto che combina? Che hai già fatto? Ma. Tu hai fatto sempre un poliziotto. Se tu ne scavuti, ne vuoi affondare un fatto, ne spacco capillo in guatta in zitto. E no, lui deve indagare. Hanno arrivato, scavuto, foccone, sin da tutti i cosi. Ogni sospiro che dai per essere tiene un significato, pur si muove una papetola, ti domanda perché le hai mosse. Donio, Mi è stancato. Ma dove ne meno dubbio? No, lui è l'uomo delle certezze. E poi capisci tutti, se sembra a modo succhi. E le cose che dice sono Vangelo. Donio, una volta si campa, non ci potiamo sempre complicare la vita. Noi siamo sopra sta faccia di terra, niente di niente. Ti stanno a campo, anzi malato, per invecchiare e morire. E ha diventato polvere. Che hai capito, anzine mo? Tu che spacco capillo in guatta, che ti ingravugli in te fatta. Spesso, Antonio, per capire quello che ti succede, te stucci, te do forza e nerve. Antonio, la comprensione esige il silenzio e il distacco dai fatti, accostendo invece troppo di capo. Tu hai vedi la vita che corre, come se stessi vedendo un film. Bravo, dico. Bravo, dici, bravo. Non hai mai fatto una riflessione a così fattizia. Ma voi vedete che la colpa è la mia, si Pina ha fatto sciare con la figlia della dottoressa. Si Romina era si incinta e si sente malamente. E si a Pina le è capitato tutto quello che mi passava in daga. Perché? Che ti passava per la capa? Che mi passava per la capa? Che ti passa? Ti dici, se sapevo, tu dico papà, papà. Dimmi. Non sempre mi faceva piacere vedere una reparazione che Pino ha posto incinta a Romina. Ma che dici, Antonio? Che dico? Non sempre mi faceva piacere a vedere Pino che stava sempre con la capa scappata sopra. Pareva che i femmine non lo interessassero. Ma che dici, mamma? Mo ha dimostrato di essere un vero pizzucco. Ha dimostrato. E poi, t'ha già di pure nato fare. Quelle cose che ci ha detto figlio della dottoressa, è come se ce l'avessi detto in bacio a quella natrella, a quella scorpiccia che tengo in dal figlio. Quella ha fatto buono. Sì, ma Romina si sente meglio. Sei vero? Madonna, grazie a te che ha riuscito che mi ha pigliato. Madonna, ma vedete un poco, come si vanno a cambone certe volte i fatti. Quali fatti, Racli? Titi, noi stiamo preparando la commedia della mamma. Sì. E i fatti che succedono ai due giovani in della commedia? So tale e quale fatto che sono successo a noi. Ti dico che vuoi dire? Donio. Ragali, cioè. Dico che in David, Donio, ci sta come. Ci sta come una calamita che attira i fatti. Ma che calamita e calamita? Se c'è capitato sto scambolone, me l'hanno dico che c'è la mano di Gesù Cristo. No, calamita. No, sono cose che capitano per probabilità. Sono eventi naturali. Ma che ci accoglie Gesù Cristo? Titi, da quanto tempo noi stiamo dicendo che volevamo fare un'esperienza teatrale? Da parecchio tempo, sì.
E da quanto tempo sappiamo che la commedia parla di due giovani che si hanno sposato presto? Da 5-6 mesi. E sì, da 5-6 mesi noi sapevamo della commedia, Titi. Venne a dire che i fatti che succedono in da commedia e due giovani che si hanno sposato presto, Antonio, ci hanno attratto come una calamita. Romy, come ti senti? Meglio, grazie. Madonna, grazie a Dio. Se vedi dalla faccia che ha rapigliato con loro. Tu vuoi assetto? No. Ma c'ho 7 minuti. Sette chilla. Sta vita. Noi passiamo la vita nostra in compagnia di pensieri, quasi sempre pensieri malamente. E diciamo che quelli che ci è capitato, grosso modo, già l'avevamo pensato. È così. Sì. Ma quando ha di pensieri malamente non si avverano. Numun, però quel non si conta. Ci fa comodo, sì, perché se no ognuno di noi non si andrebbe profeta. Quando poi nella vita ti capitano i fatti, pensate che attirano i fatti, verrà come una calamita. Ti sei andata fotto, voi ti sei andata fotto. Ragazzi, un fatto della calamita mi piace, sì, mi piace. Quella calamita ci fa innamorare. Ci fa dire che uno c'è in pratica solo a guardare. Ci fa dire cose che non volessimo mai dire, o ci fa fare cose che non volessimo mai fare. Ai due piccioncini è stata la calamita che li ha calamitati. Poi fa nascere a pizzuchellino. Sì. È verità che la calamita in quel momento l'ho fatto un bambalì. Però prima ci stanno i sentimenti, ci sta la ragione. Ma i sentimenti in quel momento si facevano i fatti loro, dormivano a sonni chin. E la calamita che è prepotente, la calamita dei due piccioncini ci ha posto un condimento sui pizzuchellini. Ma quello che è successo è successo. Che vogliamo fare? Voi volete sposare sul buon municipio e noi andare a chiesa? E vabbè. Però basta che voi volete bene. Dogno, sappiamo quello che la gente dice muzzucuno muzzucuno di noi. Lo viviamo sulla nostra pelle, con difficoltà. Mo è capitato l'incidente di percorso, che mi ha fatto? In da quelli momenti, sentimenti come decidi tu, non potono mai essere d'accordo con la calamita. E specialmente quando non si usano tutti gli accorgimenti che ci stanno. Va buono. Comunque la calamita è sempre più forte di sentimenti. E non siamo mai indogno tenessimo i sentimenti sempre apposta. C'è una vita facile. Mamma, avrei potuto abortire. Ma non l'hai fatto. Fatto buono. La decisione era sulla mia e di nessun altro. Pino la pensa come me. Ecco. In da sto periodo di sofferenza c'è stato un terremoto in Pino. Ecco. I chiacchiere sopra a me, mamma, quelle su Pino. Un rapporto problematico tra Pino e Mimì, tra noi e Mimì. E la decisione di non abortire. Logicamente, a voi avaste che stiamo buoni in salute. Che troviamo un posto di lavoro, che occupiamo posti importanti nella società e che teniamo le amicizie che contano. Quello certo. È normale. Per me e Peppino queste non sono cose di vitale importanza. No! Sì. No, mamma. Tanto è vero che vogliamo affrontare le situazioni con i nostri mezzi. A voi mi avete detto sta cosa che c'è capitato, che va fatto capire? Che va fatto capire? Perché a noi ce l'ha capitata la vita. E poi mamma, ti preoccupare più la mattina du latte che biscottini. Posso far meno da zupparallo. Ma però l'ultima cosa che volevo dire. Ango. Che dicissimo se io e Romina non ci volessimo sposo manco sopra municipio? Ehi, altro colpo di scena. Madonna. Ma voi in questa vita vostra ci state mettendo troppo conto me. Oh Madonna. Troppo. Manco sopra un municipio. Oh Madonna tu caro. Madonna. Ma mi sei andata a voi malata. No, mamma. Ecco lì. Chi ti state calma che la città è finita. Aspetta calma, sta capito. Ecco lì. Stanga buono. Romy,
facitemi capire una cosa. Ma stai recitando o no? Ma tu sei incinta? Non io sono incinta. Oh, e mo ha ragione, mi facite tanta pizzuccheline. E non perdite tempo, non perdite tempo, perché avete e non muzzica. Avete una cavuta d'occhio. Non riusci. Ma è non riusci che poi va a cappotto. Io penso che se vogliamo pagliare per fessa la vita, la dobbiamo viverla con il sorriso in bocca. Sì. Intensamente. Per fare la crepa di raggio, anzi mannucci. Che attore siete stati tutti e due. Oh. Bravi, bravi. Complimenti. Bravi. Ti tira lì. Decidici a Luis e Natascia, si vuole scrittore i due piccioncini. La commedia che state preparando. A proposito, com'è che si chiama la commedia? Della mamma. Eppure a papà, papà, da se no, sti padri moderni fanno solo da mazza da scoop. E a Judith Boone. Edith Boone. Silenzio che ancora non comprendo, nella mia mente forte il suo rumore, un rumore fitto e fatto di pensieri che prendono lo spunto dai perché, mille domande che non trovano risposta, quelle domande che vorrei volgere a Dio, poi rifugiarmi ancora qui fra le mie corde, dove trova sfogo questo canto mio.